Grazie ovviamente alla Protezione Civile delle sezioni alpine di Valdobbiadene e di Conegliano, che insieme ovviamente all'amministrazione comunale e all'Istituto Comprensivo di Farra di Soligo, ed in particolare per le seconde e le terze medie, si è creata, diciamo così, organizzata questa bellissima giornata formativa soprattutto per i ragazzi, per avvicinarli anche al mondo della protezione civile e per renderli consci di quella che è l'attività che la protezione civile fa per i paesi, per le nostre comunità, tenendo presente che tutte queste persone sono tutti dei volontari e quindi la speranza è che queste nuove generazioni, questi ragazzi, possano avvicinarsi a questo mondo e rendersi utili, ecco, anche per le comunità partecipando le attività della protezione civile nel momento in cui vanno a raggiungere i 18 anni e quindi la possibilità di entrarvi. Il fatto che capiscano anche quelle che sono le finalità e quello che è l'importanza di rendersi utili per il paese serve anche a questi ragazzi a, diciamo così, ad avere un comportamento corretto. La mancanza poi anche del servizio militare ha fatto sì che probabilmente si perdessero anche dei valori di altruismo e di voglia di mettersi a disposizione per le nostre comunità. Io devo solo ringraziare la Protezione Civile perché è stata fondamentale soprattutto nel periodo amministrativo che abbiamo vissuto durante l'emergenza sanitaria, oltre per tutte le attività che porta avanti, ma soprattutto in quel periodo lì per le nostre comunità è stata fondamentale e io non finirò mai di ringraziarli. Oggi viene anche distribuito a tutti gli studenti che partecipano un volantino informativo di quelle che sono le attività che la Protezione Civile svolge e quindi sicuramente avremo altre progettualità che porteremo avanti in sinergia e in collaborazione da qui ai prossimi anni. Una giornata nata per avvicinare i giovani al volontariato, alla protezione civile ANA. È una giornata pensata dalle due sezioni di Conegliano e Valdobbiadene, una giornata di collaborazione con tutti i volontari. Oggi siamo una sessantina di volontari che accompagnano i ragazzi nelle varie specialità della protezione civile ANA. Ci sono a diversi punti dove i ragazzi conoscono e imparano cos'è la protezione civile e le varie specializzazioni. Ci sono i cinofili, abbiamo i carrelli attrezzati con le pompe, c'è la sezione, la parte che si dedica al primo soccorso e taglio abbattimento piante, per avvicinare proprio i ragazzi e spiegare cos'è e cosa fanno i volontari di protezione civile. Un ringraziamento particolare a tutti i ragazzi che sono presenti oggi e a tutti i volontari che ci danno una mano e aiutano quando c'è bisogno. Volevo ringraziare i ragazzi per oggi, siamo qua oltre una sessantina e sempre le due sezioni assieme, e veramente bravi, siamo qua da questa mattina alle 6, abbiamo montato le tende, adesso ci sono i ragazzi delle scuole medie che fanno il loro percorso. E quindi ringrazio tutti l'amministrazione comunale e i nostri ragazzi, i nostri volontari per la presenza e la loro disponibilità. Grazie mille. Fortunatamente dopo 2 anni di pandemia eccetera, il Dipartimento ha deciso di fare dei progetti per i campi scuola. Noi di Conegliano assieme qui di Valdobbiadene, le due sezioni, si sono messi un po', diciamo, d'accordo di dire ma lo facciamo a Valdobbiadene, andiamo a fare il campo scuola in Pianezze. Allora ci sarà una trentina di ragazzi e ragazze assieme per una settimana. Questa settimana partirà dal 25 di giugno al 2 di luglio. Abbiamo un'esperienza già fatta in Cansiglio ancora nel 2019 ed il risultato è stato ottimo, è stato veramente una esperienza bella, positiva sia per noi che l'abbiamo gestita che per i ragazzi, tanto è vero che alla fine hanno detto ma perché non continuiamo ancora. Ecco che ora così anche con Valdobbiadene, che quando viene le prime armi, diciamo, no? È la prima volta, lo faremo assieme e speriamo che tutto vada nella retta via. Ecco. Lassù a Pianezze abbiamo già una struttura che è fissa del comune, una bellissima struttura, e lì porteremo le tende, porteremo tutto quello che ci serve
e speriamo che tutto vada bene. Ecco.